tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Incendio di vaste proporzioni a Fonte Corniale nel Pesarese, in azione anche un Canadair. Durante i soccorsi una donna e un vigile del fuoco finiscono in ospedale. Divieto di balneazione nel tratto di spiaggia a Sassonia Sud di Fano. Il Movimento 5 Stelle chiede chiarimenti al Comune. Estate sicura anziani, un aiuto per chi è più debole e ha bisogno di sostegno nelle faccende di ogni giorno. Domani inizia il Festival della Saggistica, in arrivo a Fano Don Luigi Ciotti. Si chiama Luca Del Giudice ed è uno degli allievi più promettenti della danza. Presto vivrà un'esperienza formativa di alto livello in un'accademia a Roma. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto a tutti voi cari telespettatori di Fano TV. C'è l'informazione locale sul canale 17. Andiamo subito a Fonte Corniale nel Pesarese, dove nel pomeriggio è scoppiato un vasto incendio. Un incendio che ha preoccupato non poco e sta preoccupando i vigili del fuoco, che sono accorsi numerosi sul posto. Ha in azione anche un Canadair. C'è Lino Balestra vedo in collegamento con tutti gli ultimi aggiornamenti. Attellino. Sì, Marco, buonasera, hai detto bene, vaste proporzioni, perché il fronte dell'incendio è di oltre 1,5 km e gli ettari interessati sono quasi 25. La macchia è una macchia estremamente complessa e è una gola praticamente nella quale c'era un campo che veniva coltivato e che, per cause che stanno ancora vagliando i carabinieri, un mezzo che stava lavorando lì, un contadino, quindi ha accidentalmente innescato l'incendio, perché dal rimorchio sono partite delle scintille che hanno innescato l'incendio nelle sterpaglie. Le sterpaglie sono quelle che in questo momento state vedendo nell'inquadratura. Proprio mentre vi parliamo continuano i passaggi del Canadair, come hai detto nei titoli, che con le oltre 6.000 litri di acqua sta cercando di spegnere l'incendio. Notevole lo spiegamento di forze. Qui sul posto sono arrivate 5 squadre da Fano, Pesaro e Urbino. La prima squadra ad arrivare è stata la squadra di Fano. Alle 2:30 è arrivata la chiamata in centrale. Subito hanno cercato di circoscrivere l'incendio, ma naturalmente il vento e la macchia impervia non gli permetteva di controllare, ma hanno contenuto il propagarsi delle fiamme. Dopo sono arrivate 3 squadre da Pesaro, quasi l'80% di tutta la forza provinciale dei pompieri è qui, un dispiegamento di mezzi notevole, oltre una decina di mezzi, di autobotti e di mezzi per il controllo. Ci sono stati, come dicevi, due persone che sono finite in ospedale. Sono un vigile del fuoco, un vigile coordinatore e una proprietaria di una casa che era vicino all'incendio, che cercava di mettere al riparo le arnie con le api. Nonostante fosse munita della classica tuta gialla, però dalla parte inferiore si sono insinuate diverse migliaia di api che l'hanno punta in moltissime parti del corpo, e per questo è stata portata in ospedale. Il vigile del fuoco ha subito una sorte simile, perché aveva il mezzo con il finestrino parzialmente aperto, le api forse in stato di agitazione per le fiamme si sono insinuate nella cabina, lo hanno punto anche lui molte volte. In questo momento è in ospedale, ma tutte e due sono in buone condizioni. Il vigile del fuoco lo è sicuramente più della signora. Allora, come vi dicevo, i carabinieri stanno indagando sulle origini, pare che questo sia l'innesco, hanno circoscritto la zona.
e in questo momento i focolai attivi sono oltre una decina, ancora sparsi per tutto il fronte dell'incendio. Il Canadair sta continuando a operare, ha già passato oltre 4-5 volte qui la zona dell'incendio, facendo anche delle manovre particolarmente spettacolari da questo punto di vista, ma molto efficaci, perché senza il suo intervento sarebbe stato molto difficile per i vigili del fuoco, pur armati di grande perizia e di grande volontà, avere la ragione sulle fiamme. Questo per la zona, la macchia, come vedete laggiù in fondo, molto molto impervia. In questo momento le operazioni stanno continuando, penso che andranno avanti ancora per molto, e quindi insomma in questo momento l'incendio è quantomeno circoscritto. Tre case, vi dico, ecco questo dato importante, tre case sono state lambite dalle fiamme, una disabitata, un agriturismo e quella nella quale ci troviamo con i piedi in questo momento, che sono turisti provenienti dalla Germania che passano qui le loro vacanze, che ci hanno gentilmente ospitato per le riprese, però il fuoco è arrivato a qualche centinaio di metri. Provvidenziale proprio per questa casa è stato l'intervento dello stesso contadino, che si è accorto che dietro di lui stava sviluppandosi un incendio, che con l'aratro ha scavato una trincea proprio facendo un solco a protezione della casa per evitare che le fiamme arrivassero fin quassù dove ci troviamo noi in questo momento. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea. Marco, se non hai domande da farmi. Ma direi che per il momento va bene così, rimaniamo comunque in collegamento, poi nel corso del telegiornale se ci fossero aggiornamenti ci richiedi la linea e comunque ci rivediamo prima di salutarci, prima di chiudere l'edizione di questa sera, ok? Quindi rimani lì sul posto e cerca ancora qualche notizia. Bene, benissimo. Ok, noi dalla collina, siamo a Colli del Metauro, come avete visto dalla grafica, quindi dalla campagna torniamo al mare, perché a Sassonia Sud c'è il primo, forse non è il primo, c'è già stato nel corso di questo 2017, divieto di balneazione. Un divieto di balneazione che però a ridosso dell'inizio dell'estate sta provocando anche qualche malumore dal punto di vista politico. Le piogge di venerdì scorso hanno fatto scattare il divieto di balneazione in tutta la zona della spiaggia libera di Sassonia, a causa degli scolmatori del vicinissimo depuratore che hanno riversato in mare tutte le acque nere raccolte. Le nuove scogliere infatti dovevano essere realizzate in parallelo con il prolungamento degli scolmatori stessi, ma a quanto sembra i lavori non hanno proceduto pari passo, provocando così il riversamento in mare e dal Movimento 5 Stelle tutta la rabbia e il disappunto per la vicenda. Purtroppo l'assessore competente Mascarin addirittura era anche orgoglioso di aver fatto aprire questo cantiere appunto per il prolungamento, che non è stato ancora realizzato, a maggio, per appunto sospenderlo adesso da giugno fino a settembre, appunto perché è un periodo proprio di pieno turismo, e di riprenderlo a settembre. Il risultato qual è? Che intanto una zona della spiaggia è completamente occupata da un cantiere sospeso e al primo acquazzone abbiamo il divieto di balneazione. Ecco, noi ci chiediamo con che coraggio e con che diciamo coscienza questi nostri amministratori affrontino questa situazione, e ci chiediamo anche magari chi è che dovrà pagare eventualmente i danni causati da questa azione scriteriata, totalmente scriteriata, per chi lavora su questa zona, gli operatori turistici stessi. Ecco, sicuramente la nostra è una critica secondo noi sacrosanta, ma non ci fermeremo qui, faremo tutti gli accessi agli atti possibili per capire come mai c'è questa discrepanza di tempo tra scogliera e prolungamento degli scolmatori, anche perché un paio di anni fa il progetto ci è stato presentato proprio come contemporaneo, cioè mentre si facevano le scogliere si sarebbero fatti anche i prolungamenti degli scolmatori. Che cosa è successo nel frattempo, visto che questo non si è realizzato? Sarà Don Luigi Ciotti, il fondatore di Libera, il primo ospite di Passaggi Festival, il festival della saggistica che apre domani a Fano.
conto alla rovescia per Passaggi Festival. Siamo a poche ore dal via della quinta edizione di questo evento culturale che ha avuto un'evoluzione esponenziale anno dopo anno in termini di gradimento popolare, di personalità ed ospiti che sono transitate nelle varie edizioni e di coinvolgimento della città di Fano, sia come logistica che come partnership. Fedele al proprio credo, questa amministrazione comunale ha puntato decisamente su questo evento come elemento culturale di punta della città, sin dal suo insediamento, fino ad arrivare a questa edizione, raddoppiando il proprio contributo. Ben consci della portata e del rapporto tutto a favore dei benefici che dei costi, vista anche la visibilità a livello nazionale della città che una manifestazione di questo tipo può garantire, grazie ad una massiccia presenza dei canali Rai alle giornate, cosa rarissima che solo Umbria Jazz può vantare. Quest'anno comunque sia la Rai è coinvolta con Rai News 24, che continua ad essere media partner, ma si aggiunge Rai Cultura, perché i laboratori che vengono fatti interessano molto quelli che sono gli aspetti culturali, compreso ovviamente il Festival di Saggistica. C'è la grande attenzione da parte della testata regionale, che comunque collabora con Rai News 24 e con tutto l'insieme della Rai. C'è l'attenzione delle teche Rai e poi, oltre a loro, la presenza di Rai Radio 3, che in assoluto è la radio della cultura. Per quanto riguarda la radiofonia Rai, la presenza qui del direttore Sinibaldi, insieme anche al nostro che è Antonio Di Bella, e a tanti altri giornalisti della Rai che si alterneranno sul palco e che racconteranno anche il festival, è un elemento che rafforza questo legame. Si inizia come antipasto mercoledì con le mostre itineranti, ma la vera partenza sarà in piazza 20 settembre giovedì con l'arrivo del primo ospite, Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera. È un'edizione impegnativa perché abbiamo provato ad allargare gli spazi proponendo diversi contenuti per cercare di prendere e di accontentare diverse fasce di pubblico. Quindi abbiamo i laboratori per bambini al mare, alla Mediateca, a Palazzo dei Pili, e ce ne sono oltre 30, tutti gratuiti. Poi ci sono le presentazioni librarie, che sono un po' il cuore di Passaggi Festival. Queste sono in piazza 20 settembre. Si comincia giovedì 22 alle 17 l'inaugurazione e poi alle 18 si parte. Don Luigi Ciotti subito alle 18, alle 19 Romano Prodi con Massimo Franco, poi c'è la pausa cena, alle 21.15 di nuovo si ricomincia, Ezio Mauro con Bianca Berlinguer, alle 22.15 Veronica Pivetti e poi così via, il venerdì, il sabato, la domenica, con tanti ospiti, ne cito qualcuno, Piff, Giulio Scarpati, Nando Dalla Chiesa, Marco Tardelli, Laura Boldrini, Walter Veltroni, insomma, Sergio Stein, ce ne sono davvero tanti. Tutto è a ingresso gratuito. Poi, per chi vuole cose particolari, ma sempre molto interessanti, giusto per citare, la Corte Malatestiana, uno spazio bellissimo, lo abbiamo usato, l'abbiamo adoperato con degli spettacoli che abbiamo chiamato Del Silenzio, perché sono spettacoli silenziosi, muti, ci sono dei mimi, ci sono degli artisti circensi, e poi sempre alla Corte verranno ritrasmesse le vecchie, ma sempre attuali, cartoline di Andrea Barbato che andavano in onda su Rai 3. Alla Chiesa di San Francesco ci sono tutta una serie di eventi ad alta voce curati da Rai Radio 3 e di poesia curati dalla rivista Verso Dove. Quindi io credo davvero che l'offerta sia interessante, però non spetta a me a dirlo. Bisogna vedere se il pubblico ha piacere di scoprire, di frequentare Passaggi Festival. L'estensione ed il maggior coinvolgimento del tessuto sociale non riguarda solo la città di Fano con le sue svariate dislocazioni, ma anche la regione Marche. Ne è testimonianza il coinvolgimento della città di Camerino per un evento che ora sarà sempre più Made in Marche. La cultura ha un valore importante per la nostra regione, anche perché la cultura è un volano non solo per il turismo ma anche per l'economia, la cultura è anche promozione turistica e quindi la Regione Marche crede molto in questa iniziativa, in questo evento nazionale Passaggi Festival, non solo perché è diventato un evento di grande rilievo grazie anche agli ospiti di grande prestigio che avrà nel programma, ma perché diventa un'occasione di visibilità per la città di Fano e per il resto del territorio, quindi un'occasione anche per le persone che vedranno il festival, persone che vengono da fuori, di visitare Fano e di visitare anche le bellezze straordinarie che questa nostra regione è in grado di offrire.
Anche quest'anno in aiuto alle persone anziane, soprattutto quelle sole, il Comune di Fano ha messo in campo un'iniziativa, come ormai accade da diversi anni, dal titolo Estate Sicura Anziani. Si chiama Estate Sicura Anziani, il servizio che l'ambito 6 di Fano, in collaborazione con i servizi sociali, ha allestito per gli anziani fanesi che hanno almeno 65 anni d'età, che vivono soli o in coppia e che non abbiano figli, oppure che vivono fuori città. I volontari accompagneranno gli anziani nelle varie strutture pubbliche come comune, ospedale, ambulatori medici, uffici postali. Effettueranno la spesa alimentare, il ritiro di medicinali o il disbrigo di commissioni varie e daranno informazioni e consigli utili per affrontare il caldo di questi mesi. Sì, è un momento critico dell'anno e ogni anno che passa è sempre più critico, sia perché il caldo aumenta e non diminuisce e spesso le situazioni di disagio restano più diciamo a lungo proprio perché ci sono meno presenze all'interno della famiglia, ci sono meno disponibilità da parte di persone che abitualmente possono aiutare gli anziani. Tra i servizi principali anche Non Perdiamoci di Vista, che vede in prima linea l'Auser di Fano impegnata a combattere la solitudine delle persone anziane attraverso telefonate giornaliere dove i volontari, oltre a tener compagnia all'interlocutore dall'altra parte della cornetta, ascoltano le sue richieste ed esigenze con l'attivazione di un iter di controllo qualora l'anziano non risponda al telefono e il servizio di pasto a domicilio in collaborazione con il centro Don Paolo Tonucci. Quindi rivolto ad ultra 65 anni e a persone che hanno situazioni di difficoltà, abbiamo dei numeri telefonici a disposizione, delle fasce orario per tutto l'arco dell'estate. La validità sarà per i mesi di luglio e agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30 e verrà svolto da volontari in divisa e muniti di un tesserino di riconoscimento che si muoveranno su veicoli della protezione civile. Si chiama Luca del Giudice, è un giovane con la passione per la danza e presto approderà a Roma. È stato un successo di ascolti ieri sera dopo il nostro telegiornale per il saggio della scuola di danza Dancing Time di Lucrezia, tanto che verrà replicato domenica prossima sempre sul canale 17 di Fano TV. E i ragazzi sono stati tutti molto bravi e c'è stato molto lavoro perché l'abbiamo preparato per un anno intero e devo dire che sono soddisfatta perché comunque hanno svolto tutto quello che le coreografie, tutto quello che dovevano fare alla perfezione, quindi sono molto contenta. In più quest'anno, diversamente dagli altri anni, ci sono state altre discipline che hanno aiutato molto a completare proprio lo spettacolo. Perché da quest'anno abbiamo inserito l'hip hop e poi la break dance, che erano due discipline che quando la scuola, quando ho inaugurato la scuola, non esistevano ancora, perché comunque c'erano dei corsi solo di danza classica e di danza moderna. Invece da quest'anno abbiamo inserito e completato, come si può dire, il cerchio, quindi sono stata molto contenta. Sono tantissime infatti le iniziative che la scuola diretta da Valentina Berloni realizza durante tutto l'anno accademico e i festival ai quali gli allievi partecipano, e proprio uno di loro, Luca del Giudice, si è aggiudicato la vittoria dell'ottavo concorso Danza Marche che si è svolto a Sant'Elpidio e che permetterà a questo giovane talento di vivere un'esperienza formativa in un'importante accademia romana. Sono molto emozionato e aspetto che arrivi in questo momento, che volino questi due mesi, perché non vedo l'ora di che arrivi. Diciamo che ringrazio la mia maestra Valentina per quello che ha fatto in me, perché è davvero preziosa. Sfrutterà questa sua borsa di studio per un anno, questo anno accademico, dove farà diverse cose, oltre che proprio le lezioni pratiche, farà anche delle lezioni teoriche. La cosa che mi ha colpito più di tutti è che comunque insegneranno anche soprattutto l'inglese. In più farà lezione dalla mattina alle 9 fino alla sera, al pomeriggio alle 16. Avranno solamente un'ora di pausa, quindi sarà un percorso duro, però sono sicura che comunque Luca ce la farà. Allora, in bocca al lupo e buona fortuna, e poi ci rivediamo al rientro quando sarei ancora più vincitore, ancora più sicuro di te stesso. Grazie. Grazie.
Allora, Candelara invece è tutto pronto per questo fine settimana per il Festival della Bellezza. Allora, perché un festival sulla bellezza? Il Festival della Bellezza è un'occasione per Candelara di fare un viaggio all'interno della bellezza culturale, dalla musica all'arte, alla danza e all'artigianato. Infatti sono 4 giornate, dal 22 al 25 giugno, vi aspettiamo a Candelara. La prima giornata dedicata alla danza, la seconda all'arte, la terza alla musica e la quarta al musical, dedicato proprio a Candelara, Alice nel Paese delle Candele. Saranno anche importanti numerosi artigiani che ci vengono a esporre i loro manufatti nel paese, nella piazzetta del paese, e sul ponte invece troveremo degli artisti, dei ritrattisti, disegnatori, pittori che ci inviteranno al ristorante La Vecchia Cisterna nel Mure Castellane, dove la Proloco proprio avrà dei suoi stand gastronomici. C'è un'associazione che ci darà una mano nei laboratori con i bambini e si chiama l'associazione Aia di Incisione di Candelara. Un'altra cosa interessante è la Fascioteca Ambarabà di Ambra Simoncelli, che ogni genitore con i passeggini potrà parcheggiare il passeggino e prendere la fascia e girare meglio così, meglio per la festa. E sabato e la domenica ci sono anche l'animazione per i bambini, anche il centro ippico maiano con i pony, quindi abbiamo tutto. Sì, e allora gli spettacoli cominciano alle 9:15 tutte le sere, e invece gli artigiani dalle 18:30 in poi, insomma, potete venire su, avete anche degli aperitivi alle 19:30 con degustazione e poi la cena dalle 20 e poi alle 21 vi aspettiamo con gli spettacoli. Per qualsiasi informazione potete andare sul nostro sito della Proloco www.candelara.com e invece anche su Facebook Proloco di Candelara, quindi vi aspettiamo. Allora, la vostra associazione darà un supporto sostanziale a questo festival? Sì, noi siamo presenti e offriremo dei laboratori per approcciarsi all'incisione per i bambini ma anche per gli adulti. Faremo fare delle esperienze in maniera sicura, che chi vuole un'esperienza di incisione con la stampa, e ognuno si può portare via il suo lavoro. Come attirerete i bambini? Non lo so, noi pensiamo di presentare con dei piccoli disegni in modo che si incuriosiscono, e poi su questo plexiglass incidono, perché con la lastra sarebbe troppo difficile, quindi abbiamo fatto qualcosa proprio adatta a loro. Bene, allora prima di salutarci torniamo a Fonte Corniale nel Pesarese, dove vedo Lino Balestra con un ospite per seguire le vicende di questo incendio, di vasto incendio che si è sviluppato appunto nel primo pomeriggio di oggi. A te, Lino. Sì, Marco, sono insieme a Roberto Pattocchio, che è il Rossi, responsabile dell'operazione di spegnimento, tra l'altro della squadra di Fano, che è arrivata subito nelle primissime ore del pomeriggio a fronteggiare questa emergenza per la quale siete stati chiamati. In questo momento abbiamo il passaggio del Canadair sulle nostre teste. Spettacolare veramente il passaggio. Si stanno concentrando in un punto specifico, Pattocchio. Allora, il lancio è avvenuto in uno dei punti che finora è quello che ha resistito di più. Ne abbiamo fatti 5 lì. 5 lì. E quindi dalle 14:30 circa fino alle 17:30 abbiamo cercato di spegnerlo con i mezzi normali, a mano, acqua, campagnole, tutto quello che c'era. E poi dopo è arrivato in supporto il Canadair, che ci ha dato una buona mano. Purtroppo sembrava che all'inizio dalla paglia al grano si riuscisse a spegnere, ma il vento ha alimentato tantissimo le fiamme e è arrivata al bosco, e dal bosco abbiamo dovuto richiedere la forza aerea. Ecco, adesso nelle prossime ore che cosa accadrà? Adesso abbiamo già pronte 2 squadre di volontari
che verranno a dare una mano per controllare tutto il territorio, eventualmente andare mano a mano, metro per metro, a spegnere gli eventuali focolai piccoli che gli vedi solo se ci vai sopra. E noi rimarremo con altre squadre, perché io spero che gli diano il cambio. L'esperienza che cosa le dice? Che qui il fuoco continuerà ancora per parecchio? No, io penso che nell'arco di un'ora e mezzo sia sotto controllo tutto. Però fin quando non sei certo, adesso non si può abbandonare. Sì. Ecco, Lino, grazie, scusami. Lasciamo Roberto Pattocchi. Sì, dimmi. Prima di salutare il tuo ospite, sì. Volevo sapere le condizioni del collega in ospedale e anche della signora ferita, se ha qualche informazione. Giusto. Sì. Mi chiedono dallo studio le condizioni del suo collega, appunto dalle api, anche della signora, se avete notizie. Allora, io della signora so che comunque sta bene, ma purtroppo non avevo né il numero di telefono del signore infortunato, invece del collega so che sta bene, è tutto a posto, ma mi hanno detto che è anche l'altra, insomma. È tutto a posto, penso che abbiano avuto uno spavento bello, io purtroppo ero sotto a spegnere, quindi non so tutto. Bene, grazie. Niente, allora lasciamo al meritato riposo Roberto Pattocchio, perché è di qui dalle 2:30. Io restituisco la linea allo studio da Fonte Corniale, è tutto. Bene, grazie Lino Balestra. Allora è tutto anche per questa edizione. Prima di salutarci però andiamo un attimo al porto di Pesaro, invece vi facciamo vedere queste immagini che si riferiscono invece ad una simulazione, quindi era soltanto una prova di incendio a bordo di un'imbarcazione con feriti e sversamento di idrocarburi in mare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa e il Club Mattei della Protezione Civile di Fano, insieme anche alla Capitaneria di Porto di Pesaro. E poi vi ricordo che sono aperte fino al 1° luglio le iscrizioni per partecipare al campo di lavoro e formazione missionaria in programma dal 23 al 29, organizzato dal Centro Missionario in collaborazione con la Pastorale Giovanile. I 50 ragazzi che vorranno partecipare a questo campo vivranno 3 momenti importanti: il lavoro con la raccolta di viveri e indumenti usati, la formazione e la festa serale nelle varie parrocchie ospitanti, che quest'anno saranno ad Apecchio, Barchi, Piagge, San Giorgio, Orciano e San Pio X a Fano. Le iscrizioni sono disponibili sul sito ildiso.it. Ecco qua la grafica. Allora, dopo di noi c'è uno speciale sulla serata avisana che si è tenuta il 14 giugno. Il 338-4968-250 è il numero di telefono al quale potete inviare i vostri messaggi, le vostre segnalazioni. E colgo l'occasione davvero in una giornata come questa per ringraziare tutti i nostri reporter di strada, tutti i segnalatori, alcuni li premieremo con una ricarica di 5 euro, quelli che ci hanno mandato in esclusiva alcune immagini molto belle e suggestive, per esempio del Canadair e dell'incendio che c'è stato e che c'è appunto a Fonte Corniale. Quindi grazie davvero a tutti voi, l'edizione di Occhio alla Notizia finisce qui. Grazie per averci seguito. Buona serata a tutti.